Matteo. Vai, ritorno a scuola. Ok? Buongiorno e benvenuti nella mia job routine. Buongiorno, con sta allegria. No, generalmente quando Giulia, che sta qua dietro in bagno, che si prepara, io preparo Alice, però i vestiti ci pensa lei, sennò è il panico, io la manderei vestita come Krusty il clown. Mo mi porti i vestiti. Allora, sto preparando appunto il mio pranzo sostitutivo, lo sostituisco due volte a settimana, il martedì e il venerdì, proprio perché passo da una scuola all'altra e quindi me lo bevo in macchina, ma a tutte le sostanze appunto nutritive, già avevo parlato di Natura al Mojo, mi hanno chiesto un'altra collaborazione e questa volta gli ho chiesto il fit cioccolato e sono stra contenta perché mi piace da morire e infatti lo sto usando. È un superfood e una volta che mi bevo questo sto a posto fino alle 4:30-5, poi faccio merenda. Ho cambiato bevanda di soia, sto usando questa qui col cacao e quindi più quella al cioccolato è una vera bomba, però mi trovo bene. Quindi ora vado a fare il mio pranzo praticamente e vi devo dire che io sto veramente... cioè, sto bene con questo, non mi viene fame, quindi niente, vado a mettere un pochino, 2,50, beh, è quasi finita, abbondiamo di questo. Lo metto qua perché lo vado poi a un pochino a riscaldare, anche se poi tanto a scuola lo metto sul termosifone, così quando esco a luna è bello caldo. Allora, questa qui... ah, poi mi hanno mandato anche lo shaker, quindi sono molto contenta perché finalmente me lo posso portare in giro. Quindi metto la pallina che serve per shakerare, metto la soia, cioè il latte della bevanda di soia al cioccolato, poi un cucchiaio di olio di semi, olè, e poi mettiamo appunto pasto principale, che è questo. Allora, come sapete, c'è uno sconto per voi se lo volete provare e ve lo metto sia qui che poi sotto l'info box, insomma, poi ve ne ho parlato, però questo però è veramente il gusto che mi è piaciuto di più. E allora, c'è il misurino dentro, io però non ne metto 4 come c'è scritto qua, mi sembra, ma ne metto un po' di meno perché mi piace un po' più liquido, che basta avanza. Chiudo e sciogliere. Vi consiglio che se ce l'avete quando sciogliere di tenere bene, che sennò si fa un casino. Voilà. Vedete che è un po' come è venuto, a me piace così, un po' liquido e basta. Quindi mi porto una bevanda, una banana, un mandarino, ho fatto una bella colazione e almeno tra una scuola e l'altra appunto faccio il mio bel pranzetto.
subito la sighetti, dai. Uno. Uno. E due. E brava! Andiamo, eh. Bene, sono pronta e ora usciamo tutti, accompagniamo Alice e io me ne vado al lavoro. Andiamo Ali! Sei pronta, chicca? Generalmente accompagniamo Alice a scuola, tutte e due, perché comunque Gerardo ora è a casa perché è disoccupato e quindi andiamo tutte e due insieme. Tanto cioè, scuola è veramente vicino casa. Io poi proseguo per il lavoro, Alice entra a scuola e Gerardo ritorna a casa. Bene, cambio di posizione. Ora accompagno Gerardino alla fine della via. E ciao. Ok. Ciao Gerry. Buona giornata. Eccoci qua, scuola number one. Cerchiamo parcheggio. Poi andiamo. Allora, siamo arrivati. Prendiamo la cartellina, le borse, il pranzo. Andiamo. Metti le papere dentro. Allora ragazze, è l'una, circa l'una e un quarto, ho finito qui in questa scuola e ora vado nell'altra e ho giusto insomma 10 minuti per mangiare, quindi una volta che mi parcheggio lì, mentre mangio facciamo due chiacchierine, ok? Quindi ora vamos. Cioè, voi dovete sapere che praticamente la mia borsa è così pesante che la macchina me lo percepisce come una persona, già un po'. E quindi niente, ormai me la tengo così perché è la mia compagna di viaggio lei. Cioè, potete capire, praticamente arrivo al parcheggio e c'era la maestra di sostegno di questo bambino che abbiamo fatto tipo riunione, ora mancano 10 minuti e io non ho potuto pranzare praticamente, quindi devo loro raccontare un sacco di cose e niente, quindi mi sto sbrigando. È buonissimo. Come avete visto, io lo metto in caldo sul termosifone, così almeno è tiepidino. Niente, mo mi finisco questo, mi mangio una bella banana e vado. E no, vi volevo raccontare quello che facevo. Dice, sì, ma questa dove va? La routine lavorativa per andare dove? Allora, praticamente io faccio l'AEC, che vuol dire assistente educatore culturale. Già l'ho spiegato in un video, comunque io sono insieme a bambini segnalati dalla scuola, quindi ai quali serve un aiuto speciale, un affiancamento. In genere loro hanno già il sostegno fisso e più ci sono io, o che lavoro col sostegno, oppure per coprire appunto le ore quando il sostegno non c'è. E lavoro un po' più sul concreto, insomma insieme alla maestra e all'insegnante di sostegno vado a lavorare su quegli obiettivi prefissati sul PEI, sul PEP, che è il progetto educativo. Quindi mo se chiacchiero un altro po', come finisco questo, oggi sto fino alle 4 e un quarto con questo bimbo e vado a bere cioccolata. Vi saluto e ci vediamo alle 4 e un quarto quando stacco. Ciao baby.
Lecci. Ok, sono le 4:15 e io ho finito la mia giornata lavorativa, ma non la mia giornata. Infatti ora sto andando appunto a casa, poi stasera andiamo dai suoceri a cena, e perché appunto mio suocero si è operato alla Luce Valgo e quindi sta praticamente immobilizzato sul divano, e niente, quindi lo andiamo a trovare. Quindi la nostra giornata praticamente, perché siete stati con me dalla mattina fino ad ora, la nostra giornata non è ancora finita, quindi andiamo. Poi ora devo fare una strada troppo brutta che tipo sta così, sta in pendenza al 90%, e se c'è una macchina davanti mi impanico, capito? Ma ce la farò. Guardate tipo quella strada lì giù, cioè è troppo brutta, comunque c'ho troppo paura. Però è la più corta. Volevo dire che sto bene, che sto bene e che ho superato la salita, quindi senza problemi, perché non avevo per fortuna macchine davanti. L'altra volta una persona si è fermata, no? Mo io dico, perché ti devi fermare in una salita al 90%, cioè perché? Cioè non c'era nulla, non ti puoi fermare in salita, quindi è il panico, ho cominciato a sudare freddo. Vediamo che danno alla radio, cioè non me lo posso far sentire perché qua mi veramente il copyright ci si magna. Mi devo assolutamente comprare il cazzillo che va qua. Sono arrivata, sto aspettando Jerry e Ali. Se mi vedete storta è perché ho messo il telefono storto. Faccio una dormita nel frattempo. Ciao bamboli! Sai? Carina. Buonasera. Andiamo? Vai. Andiamo dai nonni. Di qui? No, metti dal centro. Ma io riposiamo. C'è sonno? Dal mare. Cioè, dalla montagna al mare. Guardate il mare di inverno. Ciao mare. Che vediamo un po', già ho fatto le figlie del bambinello, le polpette, le figlie del bambinello ha fatto nonna, le 13 minuti, mi raccomando, sono le 6:10, mi sa che è presto per mangiare, manco Alpertini proprio. Questi stanno sempre a chiacchierare. Capito? Ecco perché sta sempre aggiornando. Ecco, mio suocero col piede. In un altro angolo se li becca il virus. Allora, vedo che voglio dire. Alice! Visto che mi sto veramente cagando sotto dal freddo, perché qui al mare fa freddo. Oddio. Mia suocera mi ha dato questa bellissima felpa sexy. Mamma mia. Molto bella con questo colore arancio. Bene, il pranzo è pronto, anzi la cena è pronta qua. Speriamo che non mi rimani in digesta questa cena. Sono dati nonni le caramelle. Va bene, noi andiamo via. Le corna, tutto sfogato. Guarda la spesa, grazie. Vai, metti tutto qui dentro. La confusione. Ciao. Guarda il cretino come muore. Il cretino. Sciocchino. Ok ragazze, sono le 21:27. Noi siamo arrivati a casa. Andiamo. Che bello uscire di casa col sole e ritornare con la luna. Dov'è la luna? Tutto nuvolo, eh? Domani piove, ragazzi. Domani piove. Amore, andiamo a Nino, amore.
Non ti preoccupare, mammi, dai, papà è veloce, veloce, io ti metto il pigiama e mamma ti fa i coccoli. Sei tornato presto? Ora siete un po' dei cartoni e si rilassa, vero mami? Allora, io mi metto il bel pigiama. Mamma mia, sono arrivato tanto freddo. Io mi metto questo scaldotto santo, benedetto, quanto ti voglio bene. Oh, guarda che carine. Me l'ha comprata la mia mamma. Mi devo fare ancora l'haul, le cose che ho comprato. Poi il mio pigiama antisesso. Con i gattini. Bello questo flash, non si vede niente. Ho comprata questa. L'acqua micellaria. Quindi ora con il mio bel barattolo. Ho fatto io questo, guardate che brava. Un mestrucco, mi lavo i denti, mi metto il pigiamino. Il mio bel timodore, sto preparando l'acqua per lavarmi. Bene. Bella rossa, mi devo comprare ancora la crema che mi avete consigliato e per ora direi che domani mi devo lavare i capelli. Anche se mi avete cazziato, vi volevo dire che io la crema ce l'ho, eccola qui, però non è per i rossoli, questa è completa, tanto è quasi finita. Se me lavo i capelli mo che dite? Madonna, le bollicine, guarda quanto sono rossa. Ma sei ancora sveglia? Sì? Ma te stavi a morire di sonno? Che vuoi? Latte Nesquik? C'hai fame? Vabbè, ti faccio latte Nesquik. Te lo bevi? Sei sicura? Sì. Non me lo fa buttare, che mi arrabbio, eh? Eh? Non me lo fai buttare, te ne faccio poco? Tanto. Mamma. Sta quello delle principesse. Oh, eccolo. Latte è finito, mi sa, vero? Mi ha sgozzato qualcuno qua, che è? No, non ho sgozzato. L'ho pulita. Io non gliene faccio tanto perché tanto poi lo lascio. Finisce più sta giornata oggi, ma com'è? Sì, sono i disegni che ha fatto Alice, mi piacciono. Questa è una lumaca. E questa è lei. Questa è Alice e queste sono le sue tre sorelle, che peraltro come vedete gli ha fatto anche il gioiello in testa e i rossi. Molto carine. Anche i cuori ha fatto. È brava, eh? È stata brava veramente a fare la lumaca. Go go. Io dico, no? Hanno migliorato un sacco gli stick. Io quando ero piccola, tipo ci mettevo 4 ore per scioglierlo. Guarda come si scioglie. È super solubile. Voilà. Per la principessa. Tu ti piace essere viziata? Quanto ti piace essere viziata a te? Non lo fa cadere. Oh, non lo fa cadere, va bene? Allora io te lo do. Senti se è troppo caldo. Se no te lo soffio un pochino, prova un po'. No, tu provalo. Va bene? Te lo tieni tu?
Oh, mi raccomando, amore, eh. Ce la fai? Sì. No, mi dispiace, ma non mi fido. Che te stai a vedere lì? Topo Tap. Tu. Topo, che a me piace Topo Tip, devo dire. Mi piacciono i dialoghi, le morali. Sei soddisfatta ora? Ora devi rilavare i denti, lo sai? Loro si vedono i trailer, vero? No. Del boss? No, quello di Spider-Man. Spider-Man? Sì, c'è le superiori. Quello di Spider-Man, dove sta? Bene ragazze, questa giornata è terminata e quindi io vi saluto. C'è qualcuno che ha sbagliato letto? No? Ma come stavamo facendo tutta una sleep routine? Eh? Ma pure Minnie c'è. Vabbè, niente sleep routine. No, eh. Lettone routine. Da Alice ce la faremo, vero? Ce la farei a dormire da sola? In camera da letto? No, manca 18 anni lì. Vabbè. Soprattutto. Soprattutto 18 anni. Verrà pure il fidanzato dentro il letto, vero? No, fidanzato per terra. Buonanotte. Ciao ciao.